In questo video ripassiamo e dimostriamo quali sono le formule principali che si utilizzano per risolvere problemi sulla gravitazione di Newton, problemi di questo tipo, cioè in cui abbiamo una massa in orbita attorno a una massa centrale m grande. Potrebbe essere per esempio un satellite artificiale che orbita intorno alla Terra, come la Stazione Spaziale Internazionale, potrebbe essere un pianeta che orbita intorno al Sole, un satellite di Giove intorno a Giove e così via. Per risolvere questo tipo di problemi col moto circolare uniforme si parte sempre dalla legge del moto di Newton, la legge fondamentale della dinamica, applicata alla massa in orbita. Quindi, per esempio, il satellite in orbita intorno alla Terra. Forza totale uguale a ma. La forza totale è la forza di gravità, è l'unica forza che agisce su questo satellite. La forza di gravità ha l'espressione di Newton, quindi G, le due masse, massa centrale e massa in orbita, diviso la distanza al quadrato tra i loro centri. M è la massa del satellite in orbita e l'accelerazione è l'accelerazione centripeta che è presente sempre in un moto circolare uniforme. L'espressione dell'accelerazione centripeta è V alla seconda diviso R. V è la velocità costante, velocità scalare costante, con cui l'oggetto orbita intorno alla massa centrale. Qui ho numerato le formule, quindi 1 è la legge di Newton, 2 è la legge della gravità universale, 3 è l'accelerazione centripeta. Sostituendo le formule 2 e 3 dentro la 1, otteniamo la forza totale, è la forza di gravità, e a destra abbiamo la massa del satellite in orbita per V alla seconda diviso R. E vediamo subito che la massa in orbita non conta, questo vuol dire che non cambierebbe niente se la massa in orbita fosse diversa, il doppio, la metà, il triplo, non cambierebbe niente, l'orbita sarebbe la stessa, la velocità sarebbe la stessa e così via. E poi si semplifica una R, R è la distanza tra i centri, quindi è il raggio dell'orbita. Da questa equazione possiamo già ricavare una formula utile per la velocità della massa in orbita. Basta fare la radice quadrata di G, la massa centrale, diviso il raggio dell'orbita, cioè la distanza tra le due masse, sotto radice. Tornando un attimo indietro a questa formula qua, possiamo anche dimostrare il teorema viriale. Infatti, rimettiamo la massa che si era semplificata, quindi la massa del satellite, e dividiamo però per 2, sia a destra che a sinistra, in modo tale che a destra compaia l'energia cinetica. Infatti a destra abbiamo mv alla seconda, questo r è stato semplificato, adesso abbiamo un mezzo, dividiamo appunto per 2 in modo da avere un mezzo mv alla seconda, energia cinetica del satellite in orbita. A sinistra invece abbiamo un mezzo e poi questa quantità gmm su r, che è l'energia potenziale gravitazionale cambiata di segno, perché l'energia potenziale gravitazionale è gmm su r con il segno meno. Quindi abbiamo l'energia potenziale gravitazionale in modulo. In modulo per un mezzo. E questo è il teorema viriale, cioè un oggetto in orbita stabile attorno a una massa centrale, un oggetto in orbita a moto circolare uniforme, ha un'energia cinetica che è la metà dell'energia gravitazionale in modulo. E questo è anche logico, che l'energia cinetica sia minore, debba essere minore dell'energia gravitazionale in modulo, perché sappiamo che l'energia cinetica è il termine che cerca di aprire il sistema, di slegarlo e di far sfuggire all'infinito la massa in orbita. Quindi se l'energia cinetica fosse maggiore dell'energia gravitazionale, questa massa riuscirebbe ad allontanarsi all'infinito. Invece è minore dell'energia gravitazionale, è la metà esattamente, e quindi l'energia cinetica perde. E invece vince l'energia gravitazionale, che è invece il termine di legame, il termine che lega, il termine che cerca di tenere la massa in orbita attorno alla massa centrale senza farla allontanare. Quindi vince il sistema, vince il fattore legante. Torniamo adesso alla formula di prima della velocità. Abbiamo visto che questo è un modo di calcolare la velocità del satellite in orbita, ma non è l'unico. C'è anche un'altra formula, qui indicata con il numero 4, che è 2π r su t, e questo è il calcolo per la velocità nel moto circolare uniforme. Infatti si tratta di calcolare quanto spazio percorre questo satellite in quanto tempo, quindi è lo spazio percorso diviso il tempo impiegato. Lo spazio percorso è un giro, quindi una circonferenza, 2π r, il tempo impiegato è un periodo. Infatti questo satellite descrive una circonferenza in un periodo.
Sostituendo questa seconda espressione che abbiamo a disposizione per la velocità, la sostituiamo qui, allora abbiamo la possibilità di ricavare la terza legge di Keplero, cioè gm su r a sinistra, eccolo, e invece a destra dobbiamo fare il quadrato di questa quantità, cioè la velocità calcolata così. Eccolo, ecco qua infatti il quadrato, 2π greco r su t al quadrato. Svolgiamo i calcoli, 4π greco quadrato r quadrato su t alla seconda, dopodiché separiamo t2 lo portiamo qua su a sinistra, invece r2 lo portiamo qua giù a sinistra, si va a mettere insieme a r già presente e quindi si forma r al cubo. Quindi ecco che prende forma la terza legge di Keplero, t2 sopra, r3 sotto e a destra lasciamo 4π greco alla seconda e dividiamo per g e massa centrale. G massa centrale va a finire qua sotto. Questa è la terza legge di Keplero, cioè tutti gli oggetti in orbita intorno alla massa centrale hanno periodi diversi e distanze diverse, ma periodo e distanza sono legati sempre da questa relazione. Infine, altre due formule che sono utilissime per gli esercizi sono le formule della frequenza. Cominciamo da questa qua, numero 9. La frequenza è il reciproco del periodo. Il periodo è la durata di un giro. La frequenza invece è quanti giri il satellite compie in un certo tempo delta T. Per esempio, abbiamo già visto in un video precedente che la Stazione Spaziale Internazionale compie 15 giri e mezzo al giorno. Quindi dividendo il numero di giri per il tempo impiegato, 15 giri e mezzo diviso 24 ore, abbiamo la frequenza, cioè quanti giri vengono percorsi in un determinato tempo.